Apriamo questa edizione del TG1 mostrandovi le prime drammatiche immagini che testimoniano gli scontri avvenuti in Polonia subito dopo il colpo di mano del generale Jaruzelski. È un documento fotografico eccezionale che si riferisce al 16 dicembre, cioè a 3 giorni dopo l'inizio dello stato d'assedio. Le foto arrivano da Danzica, uno dei maggiori centri in cui si è verificata la resistenza degli operai e la città in cui, fra l'altro, è nato il sindacato indipendente Solidarnosc. Queste immagini danno un'idea, al di là di ogni smentita ufficiale, del dramma vissuto dal popolo polacco. Ecco, in questa foto vedete un particolare, un poliziotto della milizia mentre sta per sparare o spara verso la folla di dimostranti. E in quest'altra foto una persona stesa in terra e che, secondo la didascalia della foto, giunta clandestinamente in Occidente, è morta in seguito ai violenti scontri. Su di lui è chinata un'altra persona che cerca di assistere la vittima. Intanto continuano ad aggiungere notizie sulle condizioni di vita nei campi di concentramento polacchi, dove sarebbero rinchiuse, secondo dati ufficiali, 5.000 persone. In uno di questi campi, alla periferia di Varsavia, oltre 1.600 persone vivrebbero stipate in 4 baracche di legno. Radio Varsavia ha ammesso che in diverse città del paese continuano i processi contro i sindacalisti di Solidarnosc e che essi vengono condannati a pesanti pene detentive, mentre la situazione economica del paese sta precipitando verso una crisi sempre più profonda. Nel 1981, sono dati ufficiali, il reddito nazionale è calato del 15% e contemporaneamente il costo della vita è aumentato nella stessa percentuale rispetto all'80%. La Caritas italiana, in un comunicato, ha reso noto che il primo convoglio di viveri inviato alla popolazione polacca è giunto a Katowice dopo un viaggio di 4 giorni. D'ora in poi una media di 2-3 camion alla settimana dovrebbe partire per la Polonia per i prossimi 4-5 mesi, rifornendo ognuna delle 27 diocesi polacche. E passiamo all'Italia. Proseguono le ricerche a Roma e in altre città dei terroristi che ieri sera sono sfuggiti alla cattura dopo che agenti della Digos avevano fermato una Ritmo Azzurra carica di armi e arrestato 2 persone che si sono dichiarate prigionieri politici. È probabile che il comando terrorista stesse preparando qualche azione. Gli inquirenti sono giunti a questa conclusione sulla base del materiale rintracciato all'interno della vettura e che viene normalmente usato per dei sequestri: catene, lucchetti, cotone. Entrambi gli arrestati hanno documenti falsi, ma la polizia è riuscita a sapere i veri nomi dei 2 terroristi. Apparterrebbero alla colonna romana delle Brigate Rosse. Numerose perquisizioni e posti di blocco anche in altre parti d'Italia, dopo il ritrovamento sulla statale Padova-Rovigo delle 2 auto usate presumibilmente dalle 4 terroriste evase dal carcere di Rovigo. Gli inquirenti sono alla ricerca della base usata a Rovigo per preparare l'azione, azione rivendicata stamane a Milano con una telefonata anonima da una donna che ha detto di parlare a nome di un'organizzazione di cui non si è capita la sigla. Si cerca di ricostruire l'identikit dei complici che dall'esterno hanno aiutato la fuga delle terroriste. Oggi pomeriggio si svolgeranno i funerali del pensionato ucciso nell'esplosione. Intanto a Verona si è svolto un vertice delle forze impegnate nella ricerca del covo in cui le Brigate Rosse tengono prigioniero il generale americano Dozier. Molti i cittadini che hanno deciso di collaborare con la giustizia e che hanno fornito testimonianze ora al vaglio degli inquirenti. E torniamo all'estero. Grande attenzione nell'ambiente politico internazionale per il prossimo incontro tra il cancelliere tedesco occidentale Schmidt e il presidente americano Reagan. Schmidt, che è a Washington, dove ha già incontrato il segretario di Stato americano Haig, dovrà chiarire con Reagan l'atteggiamento del suo paese nei confronti delle decisioni prese dal presidente americano dopo il colpo di mano dei militari in Polonia. Un industriale di origine tedesca è stato rapito a Bilbao, in Spagna. Dal comportamento dei sequestratori, che hanno chiesto prima di fuggire un grosso riscatto, i familiari sono convinti che si tratti di estremisti dell'ETA, l'organizzazione separatista basca. Se fosse vero, si tratterebbe del 40° rapimento in Spagna fatto dall'ETA in questi ultimi 10 anni. Refurtiva per 1 miliardo recuperata e 10 arresti, fra cui quello di una donna, sono il bilancio di un'operazione della squadra mobile napoletana con la quale è stata sgominata una banda specializzata nella rapina di tir. La polizia ha sorpreso gli arrestati mentre scaricavano in un deposito di via Orsolone e Camaldoli pellami lavorati e migliaia di paia di calzature, di cui erano pieni 2 enormi camion. Nel deposito sono state sequestrate anche 3 autovetture, di cui i componenti della banda si servivano sia per i propri spostamenti che per trasferire piccole quantità del bottino fino ai canali della ricettazione.
Chiusa con il rinvio a giudizio di 9 imputati, l'inchiesta su una colossale truffa commessa a Torino speculando sulla fame di case della gente. Oltre 70 le persone raggirate da una società immobiliare che si sono presentate al processo come parti lese. Si calcola però che almeno altre 300 abbiano subito la truffa senza denunciarla. Una eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sugli Stati Uniti. Le tempeste che hanno imperversato durante il fine settimana sulla costa occidentale hanno provocato, lo vedete, molte inondazioni. Per circolare si è dovuto fare ricorso a mezzi tipicamente marini. In qualche caso si è proceduto addirittura a nuoto o a forza di pinne. In altre zone la circolazione è stata resa difficile dalla neve e dal vento che ha costretto migliaia di automobilisti a fermarsi per evitare di essere spazzati fuori strada. È tutto per questa edizione, grazie e buon pomeriggio.